L'ascolto è un momento fondamentale nell'ambito della repressione poi successiva di questi reati. Le donne o anche i minori hanno bisogno di essere sentiti, in un ambiente come quello che abbiamo visto, particolarmente che ricrea quasi una stanza di casa e non dà l'esempio di un freddo ufficio dove semplicemente andare a fare una denuncia. Mi sembra un aspetto di grande civiltà, di grande avanzamento proprio per aiutare e supportare tutti coloro che subiscono violenza e che devono assolutamente ribellarsi. Noi tra l'altro come prefettura ora a breve stipuleremo anche un protocollo con i centri antiviolenza e con l'associazionismo di Caltanissetta proprio per favorire questo sistema di denuncia, per aiutare, le donne vanno aiutate, i minori vanno aiutati, la violenza va sconfitta senz'altro. Lo Stato è assolutamente presente attraverso queste iniziative, non solo attraverso le norme, e tante ce ne sono in questi ultimi anni in favore e a tutela della libertà delle donne, quindi bisogna sicuramente ricordare con plauso queste iniziative legislative, ma dall'altro lato cominciano adesso anche a realizzarsi gli strumenti per far entrare nella cultura e nella testa e nell'anima degli uomini e delle donne l'opportunità che lo Stato offre. E non c'è solo lo Stato oggi in questa iniziativa, o meglio, c'è quella parte dello Stato che non è l'istituzione soltanto, perché questa è un'iniziativa che nasce da un'associazione, nasce dal volontariato, nasce da un gruppo di persone che si sono riunite per organizzare un servizio in favore di tutta la collettività. Questo è lo Stato, questa è la plastica definizione del modo di rappresentare lo Stato, che non è solo l'istituzione, arma dei carabinieri, procura o prefettura, ma nasce dal basso, nasce da quella considerazione che viene da quelle iniziative e dagli stimoli che vengono dal volontariato e dall'associazionismo.